distanza, rinforzo! Buongiorno a tutti, signori ospiti, signori dell'ANFI, grazie per essere intervenuti stamattina in questa cerimonia breve ma molto significativa, perché oggi avverrà il passaggio di consegne del comando provinciale da me al colonnello Roberto Magno. L'imprenditoria in Sicilia ovviamente sta attraversando un momento molto complicato. Qual è il rischio che c'è in Sicilia come in altre realtà nazionali? C'è il rischio che in un momento in cui la lotta per sopravvivere è durissima tra i vari soggetti economici, possano prevalere non i soggetti sani, ma possano prevalere i soggetti che cercano o degli aiuti illeciti, ad esempio cercano i soldi che arriva dalla criminalità organizzata, dal riciclaggio, dall'usura, oppure che ricorrono a truffe in danno degli operatori, dei consumatori, ricorrono al lavoro nero, ricorrono alla frode fiscale. C'è il rischio che sopravvivano soggetti scorretti, soggetti malati, soggetti inquinati. Allora qual è il compito della Guardia di Finanza? È essere vicino agli operatori invece corretti, che vogliono vivere e operare nel rispetto delle regole, affinché non siano soccombenti di fronte a questi soggetti inquinati e inquinanti. Una città bellissima, l'ha detto anche il comandante regionale, una città che offre tantissimo sia da un punto di vista professionale ma da un punto di vista umano. Io ho sempre detto che Catania è una piccola Napoli per me, ma ha dei grandissimi pregi, che a differenza di Napoli è una città che ha meno problematiche e che sono facilmente risolvibili. Reputo che sia una delle città più belle e più sistemate del Mezzogiorno, insomma. Però a che punto è il livello proprio commerciale, dal punto di vista proprio dei problemi che ci sono anche dal punto di vista della Guardia di Finanza? Allora, livello industriale e commerciale è un livello elevato rispetto ad altre province siciliane, per determinati settori ovviamente. E è ovvio che questo l'attuale livello soffre dell'attuale congiuntura economica, quindi leggevo l'altro giorno che c'è un'incidenza esponenziale dei fallimenti, e questa la dice lunga, insomma, questo incremento delle dichiarazioni di fallimento la dice lunga sull'attuale momento. Ciò nonostante ho avuto modo di verificare come gli imprenditori catanesi siano particolarmente attivi e ingegnosi, sia da un punto di vista legale sia anche per quanto concerne fatti propriamente di evasione, cioè, quindi sono attivi in tutti i sensi. Lascia un comando provinciale che è il primo in Sicilia per rendimento. Sì, l'ho detto prima, ma primo in Sicilia, primo in tutto il comando interregionale che comprende Calabria e Sicilia, nei settori istituzionali che sono ovviamente di più di rilevanza strategica, come la lotta antimafia, quindi il sequestro dei beni alle organizzazioni mafiose, come la lotta all'evasione fiscale, la lotta al lavoro nero, che è una piaga della città e della provincia di Catania, ma è una piaga in generale. È una forza di polizia economico-finanziaria e quindi dispone di poteri assolutamente importanti. Noi, per fronteggiare questi fenomeni, cercheremo se possibile di incrementare ancora di più la nostra presenza sul territorio e soprattutto adotteremo dei moduli investigativi il più possibile flessibili e trasversali. Questo vuol dire che sfruttando appunto i nostri poteri possiamo dare ai nostri controlli quella circolarità, quella linearità che consente anche di scoprire diverse e differenti forme di illeciti, non solo quelli più diffusi e che al cittadino sicuramente risultano più difficili da tollerare, ma anche quelli più articolati e complessi, che poi sono quelli dove si annida la vera e propria esperienza stimolante sotto tutti i punti di vista. Sicuramente professionalmente avremo modo di confrontarci con una realtà assolutamente complessa che merita il massimo sforzo operativo, e noi auspichiamo una collaborazione molto molto intensa con l'autorità giudiziaria e con tutte le autorità con le quali la Guardia di Finanza collabora, proprio per intensificare ulteriormente il nostro apporto.